il problema di come contribuire a una gestione equilibrata di quelli che sono i temi di convivenza di un ordinamento sociale. Non così tanta attenzione, lo dico in modo esplicito, mi sembra che venga in questa circostanza da una parte delle istituzioni, segnatamente dal governo, e cercherò, seppure con due battute, di spiegare perché. Intanto per una ragione molto concreta, le istituzioni sono frutto di un patto di libertà, cioè noi cittadini ci diamo quote della nostra sovranità personale in cambio di garanzie e di servizi. In questo senso lo Stato e le sue istituzioni sono garanti, non sono padroni della vita della gente, ancor meno sono padroni della vita delle imprese. E quando lo Stato commette questo errore o questa supposta illegittimità, di pensare cioè di poter guardare alle attività profittevoli che le aziende conducono semplicemente per risolvere un proprio problema, magari un problema di cassa, senza guardare lo sviluppo armonico di un settore nella sua complessità, inevitabilmente cessa l'esperienza dei governi e comincia quella dei regimi. I regimi peggiori sono i regimi dell'approssimazione, dell'inconcludenza, del non sapere entrare nel merito per trovare risposta ai nostri problemi. E per essere ancora più chiaro mi riferò a quanto stabilito di recente, o meglio, sottolineato di recente dalla Corte dei Conti. Dice la Corte dei Conti, quanto al segmento dei giochi, i risultati più recenti sembrano evidenziare la relativa saturazione del settore ed una tendenza alla diminuzione della resa media dei giochi in termini di utili netti per l'erario, onde poter fronteggiare l'aumento della quota delle spese corrisposte per vincite e per spese di gestione. Ciò che rende difficilmente praticabile una nuova ondata di inasprimenti impositivi o di entrate una tantum in aggiunta a quella posta in essere nel biennio 2015-2016. Ciò che viene a noi dalla cronaca riportata ieri di ciò che ha messo in punto il Consiglio dei Ministri va esattamente nel senso contrario e smentisce clamorosamente un orientamento di un'altra istituzione dello Stato. Dico questo perché non è buona regola per uno Stato essere forte con i deboli e deboli con i forti. E siccome riordino il sistema del gioco, dire una volta per tutti forse il problema di quali sono gli spazi e i ruoli che hanno i concessionari e di quali sono gli spazi e i ruoli che hanno le piccole e medie aziende, che sono l'infrastruttura del sistema di raccolta anche a vantaggio dell'erario dello Stato, di quelle che sono molte risorse, risorse notevoli, io credo una volta per tutti che questo sia il luogo deputato, il più idoneo, il migliore per molti versi, per poterci porre con franchezza questi problemi, per poter entrare nel merito avendo con chiarezza l'intento di preservare non solo interessi legittimi ma anche il bene comune, e per questo la sottolineatura in chiave sociale che facevo all'inizio mi sembra assolutamente doverosa, ma soprattutto per mandare un messaggio chiaro a chi governa il paese, e cioè che eccedendo incarichi su quelli che sono i muli da somma che trascinano il sistema di finanziamento delle strutture dello Stato, inevitabilmente questo ha come unico esito quello di provocare la morte di chi fa più fatica di altri e nell'interesse di tutti quanti. Vi ringrazio e buon lavoro.